Un abbraccio fraterno, segno tangibile di pace e dialogo che si staglia come le montagne georgiane, libere verso il cielo. Si è inaugurato così il viaggio apostolico di Papa Francesco in Georgia e Azerbaigian tra il 30 settembre e il 2 ottobre. Atterrato all'aeroporto internazionale di Tbilisi, il pontefice è stato accolto, oltre che dal presidente, dal Catolicos patriarca di tutta la Georgia, Ilia II. Questa ennesima tappa nel Caucaso, dopo il pellegrinaggio in Armenia lo scorso mese di giugno, vuole essere ancora una volta un monito alla ricerca della pace e del confronto, un cammino da perseguire con convinzione, pur se faticoso. In queste terre, cerniera tra Oriente e Occidente, Papa Bergoglio ha ribadito subito che tutti dovrebbero avere a cuore anzitutto la sorte dell'essere umano nella sua concretezza, compiendo con pazienza ogni tentativo per evitare che le divergenze sfocino in violenze destinate a provocare enormi rovine per l'uomo e la società. Nel palazzo presidenziale, incontrando le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, Papa Francesco ha espresso viva gioia per la visita in questa terra benedetta, luogo di incontro e di vitale scambio tra culture e civiltà che nel cristianesimo ha trovato, fin dalla predicazione di Santa Nino all'inizio del IV secolo, la sua più profonda identità e il fondamento sicuro dei suoi valori. A 25 anni dalla proclamazione dell'indipendenza della Georgia, aggiunto, auspico che il cammino di pace e di sviluppo prosegua con l'impegno solidale di tutte le componenti della società, perché le differenze possono essere una sorgente di arricchimento reciproco, anche se oggi in troppi luoghi della terra estremismi violenti manipolano e distorcono principi di natura civile e religiosa per asservirli ad oscuri disegni di dominio e di morte.